L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, presenterà diversi argomenti. Presenterà l'universalità del peccato, il problema del peccato per tutta l'umanità, non solo per i giudei che non riuscivano a obbedire pienamente alla legge, ma l'Apostolo Paolo sottolinea come Dio ha voluto rinchiudere ogni cosa, tutto sotto il peccato, affinché per grazia possiamo essere salvati. E noi siamo salvati, fratelli e sorelle, per la grazia in Cristo Gesù, attraverso la nostra fede nell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Noi otteniamo la rigenerazione, la salvezza, la giustificazione, un altro argomento che ci presenta l'Apostolo Paolo, e sottolinea: non c'è più nessuna condanna. Non è una bella notizia questa, fratelli e sorelle, per chi è in Cristo, ma è sottinteso anche una brutta notizia per chi non è in Cristo. C'è già una condanna e non potrà essere mai tolta. Potrai essere la persona, o ritenerti la persona più brava di questo pianeta, potrai raccontare cose belle, straordinarie, che nessun altro ha potuto mai fare, potrai raccontare i tuoi sentimenti buoni, i tuoi buoni propositi, ma niente sarà mai sufficiente, perché ricordiamoci ciò che dice la parola di Dio: la nostra giustizia è come un panno sporco davanti al Signore. Non abbiamo nulla di presentabile. E mai potremmo arrivare a coprire, ad eguagliare il prezzo che invece è stato pagato per il nostro riscatto, il sangue prezioso di Cristo Gesù. Dio è colui che parla in verità e non ci nasconde nulla su quella che è la nostra realtà. Il suo desiderio è che tutti gli uomini giungano alla salvezza. Gesù Cristo non è morto solo per i giudei, Gesù Cristo non è morto solo per il popolo di Israele, ma la salvezza, l'opera vicaria che Cristo ha compiuto sulla croce, era ed è per tutti gli uomini. E noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Se per te c'è ancora la paura della morte, c'è una realtà di sofferenza terrena che ti impedisce di vivere una vita esuberante, vera, abbondante, sappi che Dio è potente da cambiare qualsiasi situazione nella tua vita. È potente da cambiare il tuo cuore, la tua mente, darti una nuova prospettiva.